Poi? E una cosa che volevo chiederti di dove sei? Dell'Egitto. Ah, dell'Egitto. Precisamente di che città? Da che città vieni? Alessandria. Da quanto tempo vivi in Italia? Quasi 5 anni. E da quando sei in Italia hai fatto sempre il fuoco, quindi sempre che fai? Sì, ho fatto sempre il fuoco. Una cosa che ci chiedevamo è che differenza c'è fra kebab, shawarma, pita gyros, quella greca, o anche la catena, cioè il rapporto che c'è fra il kebab che fate voi e quello della catena, magari il Döner, quello diffuso, quello distribuito. E l'uno finale si chiama shawarma. È questo. Per noi qua in Italia, cosa capisci questa chiama il kebab? Allora lo vendete come kebab? Andato il kebab. Allora il kebab originale una parola significa spadini, le carni di vitello di vitella, con un po' di spezia, poi attorno griglia. Le carni che usate, insomma, che tipi di carni sono e da dove vengono? Noi, intanto la carne di manzo, zaneti, il resto italiani, tutta la carne italiana. Sia di pollo che di pollo, vitello. Poi facciamo il pesce, qualcosa sì, particolare. Ma l'hai avuto tu l'idea della cena? Sì. Tutta tua, quindi. Ma e la fate in un giorno particolare della settimana di mercoledì? Martedì e venerdì, ok. Fisso. Quanto tempo ci vuole per assemblare un kebab? Dipende quanti grammi. Uno di questi qua per il periodo? Qua quasi 20 kg, 25, 20. Allora. C'è bisogno di molto spazio per farlo. Basta un posto, faccio mettere i spadini e l'altro mette la cosa okay. Di... E quanto ci metti a farlo? Io faccio tra 10 minuti, 15 minuti. Tu ho visto che vabbè, per tagliare la carne è una mano che ti cuoce un coltello, no? Sì. Ma c'è anche quelli che prendono il coltello elettrico. Quelli lì però che differenza è differenza. E questa bisogna tanto esperienza per la farlo. Capito? Una mano... Perché? E questa è la carne di sotto, sì. Allora bisogna stare in questa parte di un filo possibile. Sì. E carne cruda, così, sì. Tagliato più fino, si cuoce a freddo, tagliato più grosso, non cuoce. Allora il coltello dell'elettrico per tagliare una matura valica. E quando faccio la coltella così, tornavo. Andate la carne troppo muscia, non potremmo mettere dentro la carne. Voi siete gli unici, io penso comunque, uno dei pochi che fate anche la piadina da voi, no? Sì, forse. E qual è il segreto di questa piadina? Le piadine sono l'acqua farina, un po' di sale. Dipende come si cuoce al... Secondo me, per fare un cavaffone, una piadina forno, la roba di mettere la metà diventa quasi 40%, però il resto dipende come si cuoce la carne. Poi ci stanno un sacco di tipo di cuocere la carne. Se cuoce come noi, con la sopra così, poi faccio un altro tipo con troppo asciutto. Questo dipende dal sapore della carne. Sì. Signora, che tipo di resistenza avete? La resistenza oppure a carbonella o a gas? Sistema di cottura? Quindi a gas. Allora l'altro non fa il sapore della carne. Un'ultima cosa, ma c'è un altro ristorante che fa che banchi di viaggio qua a Roma? Oltre questo ovviamente. Solo il Pizzi, perché il ragazzo sta facendo il Pizzi e il stesso ragazzo lo può fare un po'. E dove sta questo? Il Pizzi che sta là. Ah, proprio l'ultima. Ma c'è un modo in cui posso farmi un mini kebab a casa da solo? È un po' difficile. Troppo difficile. Pure io non ce la faccio alla camera, del tutto buono. Non è andato buono come qua. Vabbè, grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao.